Buon pomeriggio, gentili ascoltatori di User TV e della pagina ufficiale del Audax Cervinara Calcio 1935. Benvenuti al pomeriggio di Sarno dello stadio Felice Squitieri, dove andremo a raccontarvi e a gustarci le emozioni di San Marzano Calcio Audax Cervinara. Cervinara è la seconda giornata, mentre fischia il signor Castello, è iniziata. San Marzano Audax col primo, lascia andare troppo il piede, regala il pallone ad Elefante che si mette a guardare la porta, mirino alzato, poi si è abbassato, felpato all'interno dell'area dove ci sono i pugni di Rino Scolacciare dietro per Armeno che va all'apertura, ancora su Mario Marotta, buono il piattone per la conclusione, la prima del libero trollo dell'altro under, il 2003 Giordano, bravissimo a lavorare il pallone barbato che rimette dentro, ma viene chiuso. Mario Marotta controlla, aggiusta, poi appoggia su Tarascio, cross di prima per punteggio pieno chiaramente per, occhio però perché Cirelli si mette in proprio, serve il miracolo di Paladino e poi sbordone in curva, eccola la prima vera occasione del match dalle parti di Armeno che alza e trova Palumbo che chiude, occhio al vento, c'è Scolavino che colpisce in pieno Elefante e calcio di rigore per il San Marzano al 24esimo. Anche questa volta di colpo, questa volta è vento 7 contro l'1, parte Prisco, lento, basso, centrale, spiazzato. C'è anche nel toto la dirigenza biancazzurro, occhio alla torsione di Prisco, parte Elefante in porta, giocare. E arriva infatti il fischietto. Occhio però, fischia il direttore di gara, il signor Castello, golosa con la giocata di Marotta ad accendere per Tarascio. Cross a centro per la testa di Prisco, gran intervento sulla linea di Scolavino. Pallone dentro di Mario Marotta, l'uscita di Scolavino, anticipato. La trotta dell'ante, cross al centro per Prisco. La manca di un niente. Intanto qui Prisco ad aprire per Elefante, doppia, tripla, giocata! Signori, c'è da fare un grosso chapeau a Umberto Prisco che riapparecchia, palla per Lettieri, Scolavino, prodezza e giocata di Elefante, cross sul secondo per Tarascio negli uomini, caro Cato Cioffi, infatti Di Girolamo non è una cattiva idea, c'è la deviazione, Ante scivola ma serve comunque Marotta che riesce ad apparecchiare, manda al bar, guida, poi Montoro, va giù Montoro, Marotta, intanto il cross tornando alla cronaca di Caro, guida, prolunga e rimette dentro. Eccolo il subentrato, pallone dietro di Castagna, c'è Orfanos che salva di, eccolo Fode che recupera il pallone, Castagna la chiusa, Giuliano. Occhio qui al possesso sbagliato da Paladino, Cirelli fa tutto benissimo a meno che il tiro e poi sbordone dopo la chiusura di Di Girolamo. Dentice fino in fondo, palla che passa e la palla ha varcato la linea per il direttore di gara. Il cross di Elefante sul secondo palo, palla che resta lì, messa fuori, arriva Lettieri, palla saltato piccolo e arriva l'1-2-3 del signor Castello dallo Squitieri di Sarno. San Marzano Calcio 4 Audax Cervinara 0.